Il Bentegodi sarà demolito, lì sorgerà il nuovo Arena Stadium, 27.000 posti, 400.000 metri quadrati, oltre 700 posti auto. A fine marzo scorso è stata formalizzata la proposta del nuovo impianto sportivo in project financing firmato da Nuova Arena SRL, che ha stretto un accordo con Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona. Entusiasmo da Sboarina, che ha detto: il nostro calcio merita una struttura all'avanguardia, tanto meglio visto che i costi per l'amministrazione sono a zero. Il centinaio di milioni previsto per il progetto non verrà sborsato dal comune, che comunque mantiene la proprietà. Gli step operativi però non si avranno prima di settembre. Ora bisogna preparare la delibera per far partire il piano entro 3 mesi. È necessario il sì del consiglio, che deve votare la pubblica utilità. Il termine fino a qualche tempo fa era l'8 agosto, ma i 90 giorni iniziano a decorrere da quando viene licenziata la delibera, il che vuol dire appunto che si arriverà tranquillamente dopo lo stop estivo a settembre. Tra le nuove aree commerciali, alberghi, fabbisogno di parcheggi, sul piede di guerra i residenti, ma anche buona parte dell'opposizione. Lo stadio è bello così com'è, non è affatto da demolire, ma scherziamo, vogliono solo mangiarci sopra. Sono fortemente favorevole a un nuovo stadio, un stadio di nuova generazione, tipo l'Arena Stadio, tipo i Dacia, tipo qui stadi moderni, dove arrivi al parcheggio, metti giù la macchina e arrivi direttamente nel tuo posto già prenotato, dove possono entrarci le famiglie, soprattutto i bambini. Cioè, uno stadio deve essere a misura di famiglia oggi, uno stadio a misura d'uomo, a misura vivibile, e che uno soprattutto si senta anche sicuro. Io solo pensare che tolgono gli alberi, io ho la pelle d'oca, io non so come fa a decidere un sindaco, non so se è il sindaco che decide, Sboarina, ma veramente mi ha delusa. Come si fa a togliere la vegetazione qui allo stadio? C'è delle persone che dicono già che andranno via dallo stadio. Io dico solo questo, veramente mi viene la nausea a pensarci che tolgono il verde. Thank you.